con due ragazzini fantastici, miei capolavori, Francesco e Lucrezia, che hanno 14 e 13 anni, e vedo che sicuramente sono più piccoli di voi, forse voi sarete diversi, non lo so, però loro sono tutti impegnati con queste chat, con queste cose, eccetera. E vi voglio parlare di quest'ultimo caso che vi dà contezza e che vi così potrebbe capitare, sempre a scopo insomma preventivo, che è questo. Mi trovo di fronte ad una situazione dove c'era un fantastico ragazzo, molto bello, che si proponeva per fare amicizia con degli adolescenti. Si metteva il suo nudo, bellissimo, e dice: sì, mi piace, insomma, così conosciamoci. Si conoscevano, la ragazzina lusingata, e nasceva un rapporto di sentimentale, ma sempre però di tipo telematico, sentimentale, affettuoso, eccetera. Se non che si arriva al punto, cioè adesso io ti faccio vedere a mezzo busto, fatti vedere anche tu a mezzo busto, e poi qualcuna con seno nudo. Quindi l'inesperienza, l'esibizione di questi primi anni di adolescenza portava queste ragazzine a trasmettere foto, diciamo, sì, niente di particolarmente grave, però insomma un seno nudo per una ragazzina non è una cosa carina. Dopodiché questo furbone che faceva? Cambiava immediatamente profilo telematico e si presentava come Microsoft. Allarme rosso, abbiamo visto foto nude, adesso praticamente noi ti denunciamo al sistema di sicurezza o ti denunciamo ai tuoi genitori. Quindi un'angoscia incredibile di queste povere ragazzine, che dicevano: che è successo, adesso lo sanno i miei genitori, che ho fatto questa cosa terribile, cosa accadrà di me? Lui ancora ricambiava profilo, ritornava, sempre, possiamo metterci d'accordo, va bene, insomma, le faceva fare delle cose terribili, tra cui masturbarsi con oggetti davanti alla webcam per soddisfare il proprio istinto sessuale. È una cosa che tu dici: ma che cosa è successo, ma come mai? Cioè, 4.000 casi nel giro di 2 anni, 4.000. Fascicolo che andava avanti per tutta l'Italia, che non si capiva chi era competente, perché qualcuno aveva denunciato, solo qualcuna, noi lo sapevamo, perché solo qualcuna può essere rivolta ai genitori, in un rapporto confidenziale che si era riuscito a creare, e quindi di conseguenza infatti è andato un sommerso pazzesco. Alla fine io vedo tutte le procure d'Italia, non sono io, articolo, metti qua, mo me lo vedo io, poi si vede chi è competente. Quindi sono riuscita poi a portare avanti il fascicolo e quindi a far condannare questo signore. Però mi capita che io, vedendo mia figlia, che ci sono una serie di contatti che lei con Facebook eccetera riceve da una serie di cose segnalate prima di addivenire a quello che è poi un sentimento di vergogna di se stessi, perché c'è questa scioltezza del rapproccio via web, WhatsApp, con tutta una serie di simpatie, siamo tutti amici, eccetera. Ragazzi, il pericolo è sempre in agguato. La gente e delle determinate persone hanno delle mentalità contorte che purtroppo partono da un dato che noi possiamo campare altri 100 anni. Io mi auguro che la vostra generazione sia migliore della mia e che voi riusciate a conquistare tutti gli obiettivi che noi non abbiamo raggiunto. Mi auguro che si realizzerà la parità delle opportunità, mi auguro che non ci siano più violenze sulle donne, mi auguro tutto, ma voi partite da un dato, che l'essere cattivo esiste. E purtroppo c'è sempre questa concezione anche nella nostra situazione che ci porta a dire: tu sei femmina, l'uomo è il dominatore, perché c'è questa cosa mentale dell'istinto dell'appagamento sessuale. A me, lo dicevo prima, a me quando io lavoro e lavoro così, sento sempre qualche commento a che sta facessi a ricessa, perché? Pure se sono magistrato e faccio, perché loro mi vedono sempre in questa considerazione. E quindi, fino a quando non si realizzerà questo obiettivo, questo sogno, un'utopia, ma noi combattiamo, siamo qua e voi farete sicuramente meglio di me, meglio di noi, meglio delle dottoresse che stanno qua presenti, perché siete giovani, perché ci siamo noi, perché avete gli strumenti e perché voi acquisirete due dati che sono importanti. L'impegno, perché voi avete un valore in più, noi siamo donne e dobbiamo essere orgogliose, non penalizzate per questo dato, ma con noi stesse. Come faccio a organizzarmi? Ma che? Basta organizzarsi l'impegno e l'orgoglio di essere donne e, in secondo luogo, il rispetto, perché se noi non ci facciamo rispettare da chi ci abusa, da chi ci maltratta e dei primi segnali, da chi vuole strumentalizzare la nostra sessualità o i nostri sentimenti per un fine egoistico di sfruttamento, loro non cambieranno mai. Vogliamo far cambiare gli uomini, cambiamo noi. Impegniamoci, abbiamo l'orgoglio di essere donne e facciamoci rispettare. Grazie.